bet aperte. Un'altra volta sta send con. Ma stavolta però Rillaboom fa tipo The God, cioè con Shackle. Shackle è coleottero roccia. E c'ha. Però lui non è Redirector. Probabilmente c'ha un Intimidate. Però non posso partire di Braviary. Contro Sand. Potrei portarlo dietro. Potrei portare anche Cinderace. E lasciare Hatterene and Didi a casa. Beh. Beh. No. Non è un cattivo plan. Mi piacerebbe Dynamax a Rillaboom in questo caso. O Urshifu anche. Urshifu non fa male pure. Se Urshifu non fa male. Rillaboom. Ok. Braviary. No, però. Non mi piace Braviary qua. E neanche Cinderace. Quindi andiamo di Indeedee. E cosa? Shaco la inversione. Sì. Lo so. Bello quando sei sabbia nelle lave di Vapor non c'è la pubblicità. Sto. Intimidate Croco. Potrebbe essere. Finalmente un computer per giocare a Fall Guys. Grande oggetto. Vabbè, non penso sia troppo pesante. Qualsiasi computer va bene. Cioè, decente. Ok. Va bene. Credo che lui voglia mettere la send a tutti i costi, perché mettendo Shackle, che è il Pokémon, uno dei Pokémon più lenti, praticamente si assicura la send. Volete vedere una doppia kill in questo turno? No, forse Dynamax a Excadrill, però vediamo un po'. Però potrebbe, ma non essere che può critta 100-100 per attivare. Sì, ma non ha niente che critta 100-100, penso. Sembra che siano. Lui non esce con. Moxie è rarissimo in usage. Ho appena sconfitto quel pazzo con Cinderace Draga. Ok, lui è Dynamax Excadrill, ma non ha la Sand. Quindi io sono più veloce con Urshifu. Cioè, magari se la mette lui adesso facendo una Rockfall, ma un po'. Cioè, la resisto. Con tutti e due. Magari è Weakness Policy? Vediamo un po'. No, non è Weakness Policy. Secondo me non è una gran mossa la sua, eh. Poi, ragazzi, non sono nessuno per giudicare, però. Io sarei entrato di Tider su Shackle, chiaramente. Dynametallo. Ok. Vabbè. Inversione, lo so che c'è inversione. Però non prenderà niente da superpower, eh. Però è lento, ragazzi. Cioè, Shaco è lentissimo. Qua non prende niente. Io immaginavo l'ingresso di Tider. Pari attacco, ok. Quindi mi. Cioè, dimezza l'attacco. Sì, praticamente sì. Però io me lo sono appena droppato con. Lo sono appena droppato con. La schifezzina lì. Astordi, forse, visto che ha preso il boost. Vero. Sì, ma io me l'ero droppato con. Indeedee Hatterene adesso. Beh, un Indeedee non ci sta male, eh? Visto che così tolgo a Rillaboom questo. No, ma in realtà. Fatto è che potrebbe entrare di Tider ora. Io gli rifaccio troppo. Faccio la mossa di prima. Rifaccio la mossa di prima. Esatto. Lui ha meno 1. Cioè, io sono a meno 1 e droppato. No, what? Ah, ok. Per bloccarmi idroraffica. Vabbè. Vabbè. Ok. Beh. Secondo me è una mossa scema. Però. Chiaramente
Che io adesso entro di in DD e vasta energia, lui è life orb se non sbaglio, aveva preso qualche dannettino prima attaccandomi. Esatto, quindi è stra in range. Non può entrare da Tidar, minacciato da Urshi. È vero, però conta che io avrei dovuto attaccare Excadrill con Urshifu, quindi sarebbe stato, tra virgolette, safe. È outplayato, ma secondo me no. Secondo me per niente. Però, anche perché lui ha sprecato due turni di Dynamax, ragazzi, attenzione. E io sono scarso con il DD, quindi ho vasta energia. Posso entrare di Atterin praticamente gratis. E ha più uno di difesa speciale, ma non penso reg, cioè guardate quanta vita ha. E c'è il campo. Expanding, forse. Adesso potrebbe entrare di Tider. Però se entra di Tider, a parte che non ce l'ha Tider, perché c'ha Shaggle, Gastrodon e quell'altro. Quindi no, ce l'ha allora. Ma che cazzo ho detto? No, c'ha Shaggle, Gastrodon e Tider. Ok. Grassy Glide, si è arrischiato tantissimo il Grassy Glide. Qua, Grassy Glide, partita finita. E anche a meno 1, meno 2, quello che è, cioè c'aveva niente di vita. Non so, gente gioca un po' strano, ma comunque è apertissimo ancora, eh. Perché adesso io ho Rillaboom. Deve entrare Tidar solo se Scarfo Sash. Sta sniperando? No, ma non penso. Non penso, non penso. Io qua devo assolutamente fare. Ah, ma se io Dynamax Rillaboom? Regà. Lui non se l'aspetta mai. Lui c'ha Shaggle. Come lo butta giù Rillaboom? Atterin, ok, posso proteggerlo in questo turno. Lui proteggerà, immagino. Io faccio Gigarullio di qua. Lui protegge Excadrill. Il team l'ho provato in bio 3, sì. Sì, box, l'ho provato in bio 3. Lui pensa io Dynamax e Atterin, invece. Facciamo un Gigarullio su Tidar perché me lo tolgo dalle palline e Exca potrebbe proteggere. Comunque spreca una mossa Dynamax per un culino di vita che comunque se attacca va giù e c'ha la Life Orb, quindi frana. Esatto, perfetto, nice. Non mi missare per favore, grande grande, così va giù di rinculo, perfetto. Questa raga se l'aspetta Giga di Rilla, secondo me no, non sarebbe aspettata. Voleva farmi flinchare. Nice. E lui c'ha Shaggle e Gastrodon contro Atterin e Giga Rillaboom. Io non cambierei le posizioni, fossi in lui, ragazzi. Io non le cambierei, sinceramente. Lui ha pensato sicuramente una Dynamax di Atterin, o magari, non so, si è dimenticato che non avevo Dynamaxato, boh. Secondo me lui muore anche sotto Protect. Qua, qual è la mossa più forte? Magibrillio, perché vasta energia non c'è il campo. Magifiamma ovviamente no. Magibrillio. Beh, oddio, in realtà no. Si protegge, secondo me muore lo stesso. 4 per, a meno che non è Rindoberry, muore lo stesso. Ok, Rindoberry. Cioè, Rindoberry sotto Protect gli serve per resistere. Oddio, forse non sarebbe morto, non lo so. Atrin è basta troppo lenta. Sarebbe stata troppo lenta. Oddio.
Questa non farà granché, però. Immagino che adesso lui faccia pari attacco. Ma ormai. Qua. Io non so. Lui ci avrà. Oddio, in realtà potrebbe avere una mossa. Ah, lui c'ha avanzi proprio. Di cattiveria. Come può giocare Shackle 5 base speed senza Trick Room Setter? Guarda, a me fa paura Shackle ora come ora. Gli faccio un Dyna Tenebre per calargli la difesa speciale. Oppure il Gigarullio. Per fargli danno. Io ho fatto bassa energia perché è single target. Quindi è più forte di... No, facciamo Gigarullio perché è sotto campo erboso. Gli avrei dovuto fare prima. Vado a precisamente nel pomeriggio. Dai, Biaggetto. Poteva avere... Sì, potrebbe avere Sbeam, ma io sono... Vediamo quanto fa questa. Non male. Assillo. What? What? Dovrebbe avere tipo 230 base per ogni def. Sì, sì, c'ha 230, ma... Io sono Assault Vest, comunque reggo Ice Beam, reggo tutto. Poi riprende un bel po' di PS, purtroppo da avanzi più terreno. Se c'ha anche protezione, ma non penso lo abbia. Perché Assillo, cioè... Gioca proprio da singolo, sì. Perché Assillo, cioè... Non capisco. Vabbè, io gli rifaccio bassa energia più... Erba scivolo, tutto di qua, perché sicuramente Gastrodon protegge. Gastro protegge 100%. Ma poi perché pari attacco se poi non gli dai magari una mossa coleottero o qualcosa? Secondo me non voleva farmela vedere, ma qualcosa c'ha. Tipo sanguisuga o qualcosa del genere. Gastro non protegge. Crit. Secondo me inutile. Idrovampata. Non ci butta giù mai nella vita. Bassa energia, questa finisce Shackle. Purtroppo andiamo a nanna con Rillaboom, eh. Yawn me l'ha fatto prima, Ale. Però finita la tempesta, c'è ancora il campo. Io non so come un Gastrodon possa tirare giù Rillaboom. Tra l'altro Rindoberry consumata, quindi Giulie 28, grazie del follow. Benvenuta, immagino, non so. Io non so, non so. Qua la mossa più safe. O c'ho la Bora? No, penso. Mossa più safe sarebbe proteggere Atterin per far passare un turno. Benvenuto, mi chiamo Giuliano. Scusa, Giuliano, scusa, scusa. Io farei Magifiamma. Ci può stare Magifiamma. Il problema è che sono più lento con Atterin. Quindi attaccherei... Dopo. La cosa più esatta proprio. Tanto lui non mi tira mai giù in un colpo Rillaboom nella vita proprio. E aspettiamo un turno, così magari abbiamo la possibilità di svegliarci il turno successivo, perché adesso siamo appena andati a dormire, dobbiamo dormire per forza. Idrovampata presa. Ok. E intanto ci recuperiamo un pochettino con il terreno, che non è male perché probabilmente reggiamo un'idrovampata con questi pochi HP in più. Forse, forse. Però adesso è finita l'erba. Però effettivamente sì, Magifiamma ha senso, ha senso. Ma io non vedo, ragazzi, come lui possa tirarmi giù un Rillaboom pieno. Io non lo so. Oh, Rillaboom si è svegliato e via. Buongiorno, come va l'allenamento? Beh, non male. Minchia. Questa è la retta, però. Sì. Attenzione. One turn wake up, tipo. Qua, la reggiamo grazie a quei pochi HP e lo tiriamo giù grazie a Magifiamma.
Dai, dai, buon allenamento, ci sta. Mi piace, questa partita mi è piaciuta contro Shackle. GG a chi ha bettato vittoria. Resettiamo. Ok, nice, nice, bello. Bello, bello. Ci sta, gestita bene.